Il presidente di Aeroporti di Roma ed ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio del Governo Monti, Antonio Catrigalà, è stato ritrovato morto suicida questa mattina nella sua abitazione a Roma. La moglie ha trovato il cadavere sul terrazzo ed ha subito chiamato il 118. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, l'ex garante dell'antitrust e magistrato del Consiglio di Stato si sarebbe sparato a una tempia con una pistola regolarmente denunciata e ritrovata sotto il suo corpo. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine. Nella regione Lazio salgono a 95.000 su 300.000 prenotati gli over 80 vaccinati contro il Covid-19. L'aggiornamento è stato comunicato dall'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato. Prevediamo di aprire entro i primi giorni di marzo anche le prenotazioni rivolte alla fascia di età 79-78 anni, assieme alle principali categorie di esenzione che rientrano nelle fasce di vulnerabilità definite dal Ministero della Salute, ha detto D'Amato. Nel frattempo sono già partite anche le vaccinazioni per le persone estremamente vulnerabili, come i dializzati e i trapiantati. Soluzioni per il contrasto immediato all'emergenza Covid-19 e per una vita migliore dopo la pandemia. Il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, e l'assessore allo sviluppo economico, Paolo Ornelli, hanno premiato i 24 vincitori dell'avviso pubblico emergenza coronavirus e oltre e del bando Boost Your Ideas. Con il primo sono stati finanziati 12 progetti presentati in partnership da organismi di ricerca e imprese per quasi 2,8 milioni di euro, mentre col secondo sono stati assegnati 90.000 euro alle migliori 12 idee presentate da innovatori, ricercatori e start-up. Sarà interamente dedicato a Igor Stravinsky a 50 anni dalla scomparsa il concerto con cui domani l'orchestra del Teatro dell'Opera di Roma si esibirà per la prima volta al Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. L'omaggio al compositore russo sarà trasmesso alle 20 sui canali YouTube dell'Opera e del Maxi e successivamente su Rai Radio 3, una iniziativa che la sindaca di Roma Virginia Raggi ha definito un esempio virtuoso di come sia possibile immaginare nuovi spazi per il teatro e l'arte, sperimentando collaborazioni e formule innovative per arrivare al pubblico. Per tutte le notizie consultate il sito dire.it.